in questo numero di Pet News Magazine. Animali muti? No, comunicano. Veterinari, la carenza di personale si fa preoccupante. Anicura, una nuova clinica a Bergamo. Animali considerati muti, ma in realtà parlano, lo rivela la scienza. È il risultato di un recente studio pubblicato su Nature Communication che ha analizzato le capacità comunicative di più di 50 specie di animali da sempre considerate mute. I risultati hanno mostrato che, nonostante quanto si è sempre pensato, gli animali parlano e lo farebbero da oltre 400 milioni di anni. I ricercatori che hanno condotto questo studio avrebbero trovato prove evidenti della capacità di comunicare di numerosi invertebrati. Nello specifico è stato il biologo Jörg Wick Cohen ad effettuare la registrazione del linguaggio di animali considerati muti, tipici della foresta pluviale. Insieme alla registrazione di suoni emessi dalla sua tartaruga d'acqua dolce attraverso l'uso di un idrofono, lo stesso biologo si sarebbe reso conto delle vere e proprie vocalizzazioni che questi animali emetterebbero con lo scopo di comunicare. Analizzando 53 specie, tra cui 50 tra testuggini e tartarughe, i ricercatori avrebbero infatti riscontrato che tutte le specie registrate possiedono un vario repertorio acustico, caratterizzato da suoni diversi, tra i quali cinguettii, brontolii e click. Per questa ragione gli autori dello studio si sono chiesti quanto può essere antica la comunicazione vocale degli animali, provando a tracciarne l'evoluzione. Nonostante l'affermazione di ricerche precedenti a sottolineare l'esistenza del linguaggio animale da circa 200 milioni di anni, i ricercatori di questo recente studio avrebbero stimato risalire il primo linguaggio animale ad oltre 407 milioni di anni or sono. Tale ricerca rivelerebbe quindi le inaspettate capacità comunicative di animali da sempre ingiustamente considerati muti. Si ipotizza ad oggi che anche i pesci non sarebbero incapaci in tal senso, bensì dotati di uno specifico linguaggio. Nel settore veterinario la carenza di personale è diventata preoccupante. Nei 10 anni precedenti alla pandemia sono andati via 600 dirigenti del Sistema Sanitario Nazionale senza essere sostituiti. Escono gli anziani, non entrano i giovani e l'età media si è alzata a 55-56 anni, con una carenza stimata del 17% rispetto alle esigenze. A lanciare l'allarme in un'intervista all'Ital Press è Gaetano Penocchio, presidente dell'AFNOVI, la Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani. Quando usciranno il 32%, perché di questo si tratta, che hanno più di 60 anni, lo aggiungiamo al 17 che è già presente oggi, arriviamo a una dotazione organica di circa la metà rispetto a quella di cui si ha bisogno, con la impossibilità poi di erogare i livelli essenziali di assistenza. La cura è molto semplice, si faccia concorsi, si facciano le assunzioni. Oltre all'attività destinata agli animali da compagnia, i medici veterinari garantiscono la sicurezza alimentare. Pensate solo a una malattia infettiva che comporti poi il fermo di aziende o di settori o di regioni o dell'intera nazione, quanto danno possa fare a un'industria che occupa 400.000 addetti e che produce anche un significativo ritorno del PIL nazionale. 13 ambulatori, 3 sale operatorie e strumentazioni specializzate. In Lombardia c'è un nuovo punto di riferimento per la cura degli animali d'affezione, la clinica veterinaria Orobica di Bergamo, che ha inaugurato la nuova sede. La struttura è fra quelle del gruppo Anicura Network, che da 4 anni è anche in Italia, oltre che in altri 13 paesi europei. Anicura Italia è un network di 37 cliniche veterinarie, dalle più specialistiche, le cosiddette di referenza, ad altre focalizzate su attività primaria e di prevenzione. Siamo un gruppo di 1.400 persone, di cui quasi 1.000 veterinari, 980 per l'esattezza, che si prendono cura ogni anno di 375.000 animali domestici. In altri termini, ogni giorno ci sono 1.000 animali che vengono curati nelle nostre cliniche. La nostra clinica, come sapete, sono 30 anni che è sul territorio. In questi 30 anni siamo cresciuti. Adesso nella nuova clinica
abbiamo a disposizione delle tecnologie nuove, TAC, radiologia, laboratorio d'analisi, tutto quello che serve per curare al meglio gli animali e per cercare di fare il meglio per loro quando non stanno bene. Noi siamo abituati come tradizione a curare cani e gatti, però ultimamente, man mano nelle famiglie, ci sono vari tipi di animali. Si può passare da un ratto vero e proprio, quindi con tutta la sua dignità di animale, ad arrivare a dei, quindi come dei roditori come i conigli, fino poi arrivare a dei rettili come serpenti, iguane. L'importante è la specializzazione nel riguardo dell'animale. Da un serpente a un coniglio c'è una differenza abissale, quindi bisogna avere degli specialisti per ognuna di queste specie e soprattutto che si dedicano in maniera molto approfondita per le patologie coerenti e che si trovano in quella specie.